Tra le prime cose che si osservano nell'abbigliamento di un uomo c'è sicuramente la cravatta. Vuoi perché è un elemento centrale della mise, vuoi perché stacca un po' dalla camicia e in generale da tutto il resto dell'abbigliamento, vuoi perché è anche uno dei pochi elementi sul quale si può giocare, sul quale c'è un po' più libertà di scelta, ma soprattutto anche perché dalla cravatta si può intuire, si può dimostrare, si può esprimere il proprio gusto, quindi anche il proprio buon gusto o il proprio cattivo gusto. Insomma, da un certo punto di vista la cravatta è un po' il biglietto da visita dell'uomo elegante. Il problema però è che sul mercato esistono un'infinità di cravatte scadenti, dozzinali, industriali, insomma cravatte di poco conto, oggettivamente brutte, sia da vedere che da toccare, da indossare. L'uomo elegante, comunque, che ha fatto insomma della sua eleganza, se non la sua filosofia, quantomeno una delle sue passioni, sa sceglierle con cura e consapevolezza e sa ovviamente che il proprio guardaroba sarà improntato più sulla qualità che sulla quantità. Ma parliamoci chiaro, voi siete in grado a prima vista di riconoscere una cravatta dozzinale da una cravatta di qualità? Questo è l'argomento proprio di questa nuova puntata, quindi scopritelo insieme a me tra poco dopo la sigla. Prima di entrare nel vivo di questa puntata, una raccomandazione. Guardate il video fino in fondo perché alla fine vi svelerò una interessantissima novità. Dicevamo dunque come riconoscere una cravatta dozzinale da una cravatta di qualità. Beh, di questo argomento si potrebbe discutere per ore, ma ho voluto individuare 5 elementi che secondo me sono quelli, diciamo, forse più evidenti, forse più immediati, che ci permettono di capire se una cravatta è di qualità o meno. Vediamoli insieme. Guardate, non è banale patriottismo, è proprio un dato di fatto. Le migliori cravatte del mondo sono quelle italiane. Perché? Beh, l'esperienza, la manualità, la conoscenza, lo stile e quello che gli anglosassoni chiamerebbero know-how sono dei traguardi che gli italiani hanno raggiunto grazie a una tradizione, una vera e propria tradizione di cravattifici che si è consolidata nel tempo, nei decenni. Gli stranieri, questo lo sanno benissimo, tanto che tra i maggiori acquirenti di cravatte italiane ci sono proprio americani, russi, asiatici e pensate, persino gli aristocratici orgogliosissimi inglesi. Però attenzione, da solo il marchio Made in Italy non basta a fare una cravatta di qualità. Anche la migliore delle macchine non potrà mai eguagliare la sapiente manualità della mano umana. Confezionare una cravatta è una vera e propria arte, è un mestiere che si tramanda di generazione in generazione perché è fatto da tanti piccoli, delicati passaggi che devono essere realizzati con cura, con dedizione, con passione, da un certo punto di vista, passatemi anche questa cosa un po' retorica, anche con amore. E questa cosa nelle cravatte di qualità si vede. Quindi la cravatta di qualità non può prescindere dall'essere fatta a mano. Al di là del processo di lavorazione, ciò che rende veramente speciale una cravatta è anche il suo materiale, e il materiale più nobile per quanto riguarda le cravatte è la seta.
la seta vera, la seta di qualità è fine, morbida, delicata, ma anche resistente, cioè nel senso che deve durare a lungo. Una buona cravatta, se fatta bene, se confezionata bene, se vengono utilizzati dei materiali di qualità, è duratura, è longeva. E questo aspetto lo si vede intanto alla vista, perché le cravatte sono lucenti ma non lucide, e poi lo si sente soprattutto al tatto. La maggior parte invece delle cravatte che troviamo nella grande distribuzione sono fatte di materiali sintetici, nella peggiore delle ipotesi, che sono delle cose veramente oscene, non sono lucenti ma sono lucidi, e poi hanno questa al tatto, proprio ti somministrano questa sensazione plasticosa al tatto. E invece nella migliore delle ipotesi sono di seta, ma di tessuti di scarsa qualità. Parliamoci chiaro, con un buon tessuto tutti sono bravi a fare una cravatta a tinta unita o una cravatta a pois. Ben inteso, cravatte queste fondamentali nel guardaroba di un uomo, ma ciò che rende veramente unica una cravatta, che la rende speciale, è anche il suo disegno, cioè la fantasia. Gli antichi cravattifici italiani, di cui la nostra penisola è ricca, vantano dei cataloghi ampli, grandissimi, che si sono costruiti nel tempo. E se andate ad osservare i disegni che queste cravatte hanno, sono dei disegni così dettagliati, così minuti, così speciali, che sono cose che appunto ti colpiscono subito, e c'è poco da fare. Anche qui ritorna un po' il concetto dell'arte, soprattutto nella fantasia, perché il concepimento della fantasia, il concepimento del disegno è un vero e proprio gesto artistico. Parliamoci chiaro, una cravatta che è in grado di garantire tutti questi requisiti, cioè tessuti di prima qualità, fatta a mano con sapienza, con criterio, con tradizione, con tessuti di prima qualità, con un disegno curato e originale, è ovvio, per forza di cose, non può costare poco. Quindi, salvo saldi o vendite sotto costo, non potrete mai trovare una cravatta di qualità, o quantomeno una cravatta che garantisca tutti questi requisiti, a meno di 100 euro. Tenetelo ben presente quando acquistate una cravatta. È arrivato ora il momento di svelarvi la novità che vi avevo anticipato ad inizio video. Nel corso di questi anni della mia carriera di youtuber ho avuto la fortuna e anche e soprattutto il privilegio di lavorare con aziende italiane che stimo e che apprezzo per il loro lavoro e i loro prodotti. Brand che hanno fatto non solo del Made in Italy, ma soprattutto della qualità la loro bandiera. Sto parlando di realtà come Lanieri per quanto riguarda gli abiti, di Apposta, di Persechini per quanto riguarda le camicie, ma oggi, cari amici, sono davvero orgoglioso di potervi annunciare una nuova, importantissima collaborazione. La collaborazione, infatti, che sto annunciandovi è quella con Silvio Fiorello, un marchio storico che da anni in Italia è sinonimo di cravatte artigianali di altissima qualità. Ma aspettate, qui arriva il bello. Voi sapete, chi mi segue da tempo lo sa, quando io cerco delle collaborazioni con aziende che interessano il nostro mondo, io cerco sempre una forma di collaborazione che possa andare prima di tutto a beneficio di chi segue questo canale. Le aziende con cui abbiamo collaborato hanno riconosciuto ai nostri utenti degli sconti. Silvio Fiorello ha fatto lo stesso per la prima volta, non credo in passato sia mai successo. Ebbene, Silvio Fiorello ha riconosciuto a tutti voi, cioè tutti gli utenti di questo canale, uno sconto del 15% su tutti i prodotti che hai in catalogo. Silvio Fiorello
attenzione, è un cravattificio storico, quindi produce prevalentemente cravatte, anzi andatevi a vedere il catalogo perché è un catalogo vastissimo, ma non soltanto, produce anche pochette, papillon, boutonniere, quindi insomma un sito, un catalogo tutto da scoprire. Il mio entusiasmo per questa collaborazione, credetemi, è sincero, perché veramente la qualità di queste cravatte, queste che vedete qui sono soltanto un piccolo esempio, ovviamente anche la cravatta che sto indossando in questo momento, una cravatta Silvio Fiorello, così come del resto la pochette, sono sin dalla prima cravatta che mi hanno mandato in prova sono rimasto innamorato, ho detto no, cioè una qualità così non l'avevo mai percepita nemmeno in altre cravatte ultra blasonate di cui non faccio il nome. Quindi insomma datemi retta, andate a vedere il catalogo di Silvio Fiorello. Trovate il link al sito e il codice promozionale per ottenere lo sconto in descrizione a questo video, comunque nel commento che vi metto in evidenza. Ora è davvero tutto, vi ringrazio per avermi seguito anche in questa puntata e mi raccomando, come sempre, se vi va, noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao, a presto!